Salve a tutti ragazzi e bentornati nel settimo episodio di questo DLC. Siamo arrivati qua davanti a questa nebbia e ora proviamo a evocare qualcuno per vedere se ci dà una mano. Questo cos'è? Q72. Ecco che si è fallito. Stanno fallendo tutti. E allora, che cos'è? Aspettiamo qualcun altro. Incompatibilità ai tipi di NAT, ma pensa a te. Allora, dai. Questa è la prima volta che mi spunta la scritta lì. Aspettiamo qualcuno, se no ci proviamo con i PG del computer. Ma sì, dai, proviamoci con quelli del computer e poi male che vada ci riproviamo con qualche PG giocato. Ecco appunto. Ehi, c'è Megaman, l'hai già usata? E allora? E che palle, era quello che mi ha aiutato prima. Tieni che è andata avanti, che pensa, ha detto guarda che è passato questo, deve battere quell'altro. Allora c'è un boss qua, c'è un boss, dai su, speriamo di non perdere tutte queste anime. Ecco fatto, grande. Ciao Cindy. Dai, si va? Ok, questo. Corre attraverso e poi a destra. Seguiamo lei. Ui. Eccolo il famoso dragone, quello di prima. Tanto ti tiro subito una fulminata per vedere come si è messo con la resistenza alla magia. Non male, dai. Aspetta che questa c'è la coda lunga. Poi meno male che c'avevo l'anello contro la fiamma. Fanno da scudo, pensate. Oh, la coda è stata tagliata. Non so come, ma non ha più la coda. No, Cindy è stato sconfitto. Oh, Cindy. Di farcela noi, proviamoci la spada alta. Allora lì c'è il veleno, però è spostato e basta, stai a terra. Facciamo un cacchio. Così già va meglio. Allora. Dai.
Dai, non vedo niente. Che è successo? Se qua scollegate il cavo Ethernet. Ma dimmi se questo è il momento di prendermi una cagata simile. E che cavolo! E non c'ho un cavo Ethernet. Ok, riprendiamo da qua. Purtroppo ho avuto dei problemi, non so perché mi ha detto che avevo il cavo Ethernet staccato quando sono collegato tramite wifi. Boh, è successo qualcosa. Vabbè, adesso sembra, ecco, anche invase. Ma certo, ma sì, ma tanto non ci abbiamo niente da fare. Eh sì, ma mi fate giocare, porca miseria. Perché non mi andate a invadere quelli che sono a giocare un'altra parte? No, quelli che sa fare i boss. Ecco, sei contento ora? Sì, inchinati, inchinati alla fava. Eccoli qua, due. Quella del fuoco, dai. Scusate tutti questi rumori, ma è il microfono che mi tocca il filo. Dai! Vai giù, dai, vai qua, c'è altro. Mia tossica.
Dai, ma che cavolo guardo? Poco. Ok, grazie ragazzi. Non so perché gli facevo il taglio della testa. Ok ragazzi, andiamo a vedere. Di prendere quello lì, provo a vedere se c'era qualcos'altro. Vabbè, anime zero, non possiamo neanche livellare con tutte queste anime, che palle. Lì c'è qualcosa che luccica. Anello di York, cavolo sa, anello di York. Devia saltuariamente incantesimi, quindi mai. Ok, vediamo cosa c'è da prendere qua. Corona del re sommerso. È una corona come quella che c'ho già. Ah no, è diversa. Una cagata. Ok. Ancora un po' di tempo, possiamo andare un attimo a vedere cosa ci dice il re, visto che abbiamo testa e corone. Vediamo se viaggia. Allora, il re, per andare al re doveva andare a cripta del non morto, mi sembra. A proposito, i falò li abbiamo sbloccati tutti, sì. Quindi questo era l'ultimo boss del DLC. Ok, dobbiamo andare qua. Vediamo. Ah, qua avevo distrutto tutte le tombe dove apparivano i fantasmi. Però i nemici mi sa che ci sono ancora, eh. Sì, quindi devo farli fuori. Qua c'è quello che suona la campana. Vieni fuori. Non vogliamo suonare la campana, vero? Abbiamo anche spadone, va. Vediamo, vediamo. Ah, non posso usarlo con lo spadone questo. Vabbè. Poco importa, tanto io voglio solo andare a vedere cosa ci dice. Allora, e che cavolo, non riuscivo a muovermi se sono attaccati tutti e due. Palla che mi prende anche mentre faccio il backstab. E muorici, ancora non ci muori? E allora ci muori così. Fiore verde. Vieni anche te? Dai su, ce n'è per tutti. Allora, mi attacchi. No, devo fare il backstab. Non riesco.
muoreci. Muoreci, ma no! T'ho anche mancato. Ok. Dai. Perché mi attacca quello che non mi deve attaccare? Perfetto. Te ci muori male. E muorici. Dai, ma perché mi fa quel lavoro lì? Invece è morto. Avvicinati un po' di più. Dai, siamo caduti. Ok. E anche te. Ci saluti. Dopo questa grande mossa e muore. Tocca cosa tocca. Non tocco niente io, non sono mica ricchione. Dai, cammina. C'è nessuno. Ma questo è il corpo di Ravendrick. Esamina. Ricordo del re. Oh, guardalo com'era da vivo. Ma nel fiamme. Corone ce l'ho. Insomma. Basta, tutto qua. Cioè? Ci vestiamo come il re. Guarda come siamo belli. Siamo anche meglio del re. Che cavolo ce l'ho quello del re? Ah sì, in basso. Armatura del re, i guanti del re, i pantaloni del re. Oh, passiamo male, cambia qualcosa? No? Se mettiamo l'altra colonna? Niente. Quindi abbiamo fatto tutto dopo un po' di cambiamento per nulla. Ci abbiamo anche l'arma del re. Questo è Drangley, che re in teoria. Armi, ma non capisco che arma è questa. La mettiamo forse una un po' più adatta. Eccoci qua.
con questo video noi proviamo a darci un colpo. È sciocco una pipa e non fa niente. Io ti massacro. Rieccoci qua. Va bene ragazzi, io direi di salutarci qua. Con questo primo DLC penso che sia finita. Quindi ora aspettiamo che esca il secondo DLC. Se esce, in teoria dovrebbe uscire. Io ho acquistato già il pacchetto da 25€ in cui posso accedere a tutti i DLC direttamente una volta che sono usciti. Quindi ci vediamo col prossimo DLC di Dark Souls 2. A presto ragazzi, ciao ciao dal vostro Onizuka e dalla sua principessa, perché più corretto è una principessa. Ciao ciao!